Rispondere ai sondaggi online può essere una pratica divertente e che nel frattempo ti permette di ricevere anche dei buoni sconti, degli omaggi, dei campioni regalo e altro. E una delle migliori è Google Reward, un'applicazione che ti paga per rispondere a dei sondaggi, è molto semplice e che ti permette da subito di iniziare a guadagnare, per modo di dire. Non si parla di grosse cifre, ma di avere qualche piccolo ritorno in euro da utilizzare poi sul credito di Google Play per acquisti e altro ancora. Scopriamo subito come funziona. Ma prima ti ricordo, iscriviti al canale, lascia un like e attiva la campanella per future notifiche. Eccoci all'interno del Play Store, l'applicazione si chiama Google Opinion Reward e la puoi trovare anche su sistemi iOS, quindi sull'app Store. La possiamo direttamente, io l'ho già installata, quindi vado ad aprirla. È un'applicazione molto semplice. Adesso aspetta che mi riduco un pochettino, ecco fatto. Come vedi, questo è il mio credito, io ho iniziato a utilizzarla da poco, da una quindicina di giorni, quindi circa 50 centesimi, non si diventa ricchi con questa applicazione, eh? Questo va detto subito, ma penso che sia già capito, però diciamo che magari anche avere qualche 1 euro, 1 euro 50 permettono magari di andare a pagare il servizio su Google Drive per avere 100 giga, quindi un po' di spazio in più, o per magari acquistare dei giochi, delle applicazioni sul Play Store. Infatti questo credito, cliccando su Play Store, lo possiamo poi andare a spendere direttamente qui quando utilizziamo qualche applicazione, quando compriamo qualche app o degli acquisti in app, magari per i videogiochi possiamo andare a shoppare alcune cose utilizzando questo credito, quindi anche per i giovanissimi questo può essere molto interessante. Come funziona l'applicazione? Il sondaggio quando arriva arriva con una notifica, quindi abbiamo una notifichina di Google Reward, infatti in questo caso vedi nessun sondaggio al momento disponibile. Quando arriva andiamo a cliccarci sopra, abbiamo 24 ore di tempo per rispondere, poi il sondaggio sparisce e naturalmente se una volta magari non ci clicchiamo in tempo, ok, 2-3, ma meno ci clicchiamo meno poi sondaggi arrivano, quindi conviene, ci sono 24 ore, si tratta di sondaggi molto veloci, in quelli che ho fatto fino adesso circa uno o due pagine proprio da compilare, uno o due risposte, proprio una cosa velocissima. E possiamo andare a vedere, qui andiamo a controllare la cronologia dei premi, quanto sono stati pagati i vari sondaggi, vedi 0,08 sono quelli veramente velocissimi, quelli appena appena con qualche domanda in più, tempo 30 secondi di risposta, 0,22 e quindi qualche centesimo in più, variano, quindi il premio varia in base al tipo di sondaggio, ancora ne ho fatti pochi. Per ricevere questi sondaggi bisogna naturalmente accettare alcune cose e qui il discorso privacy, beh, ognuno può decidere se ne vale la pena o se magari assolutamente non rispondere, sia per garantire la propria privacy, sia per queste cose, perché più attiviamo queste idoneità al sondaggio più possiamo ricevere appunto dei sondaggi diversi. Uno, consentire le notifiche, ok, perché sennò non sappiamo quando arrivano. L'età sull'account di Google, anche perché questo è importante, in base all'età ci possono arrivare sondaggi di un certo tipo o di un altro. I servizi collegati, perché anche qui io per esempio ho ricevuto un sondaggio relativo a un'inserzione che avevo visto con Google, quindi sulla ricerca Google e direttamente con Google Ads. Se magari abbiamo abilitato appunto qui YouTube, i servizi pubblicitari come vediamo, Chrome, così possono esserci fatti dei sondaggi proprio su qualcosa che abbiamo magari visto su YouTube, qualcosa che abbiamo guardato su Google Maps o altro. Tieni conto che anche se li disattivi Google sa dove sei, sa cosa fa, sa cosa guardi, quindi e questo è per collegare direttamente al reward, quindi a questi sondaggi, ma non è da qui che andiamo a gestire le preferenze chiaramente della privacy. L'account di pagamenti, poi possiamo ricevere pagamenti collegati all'account Google Play, se non sbaglio per iOS si possono ricevere anche su PayPal, questo però non posso dirtelo perché utilizzo sempre Android, ma ho visto che appunto nelle istruzioni veniva indicato anche PayPal, invece per Android abbiamo il credito di Google Play. Ricevi attività sulla posizione, questo possiamo, se abbiamo gli spostamenti abilitati, chiaramente gli sondaggi vengono fatti anche in base a posti che abbiamo visitato e Google chiaramente lo sa, ne ho parlato in un video recente proprio sugli spostamenti, la cronologia degli spostamenti, magari puoi andare a darci un'occhiata se vedi che è un argomento interessante, che vuoi gestire i tuoi spostamenti e come vengono memorizzati all'interno di Google. Il genere dobbiamo inserire, le preferenze relative alle lingue che parliamo, perché magari se abbiamo più lingue vengono fatti sondaggi anche in più con lingue diverse, e attiva web e app, ricevi attività personalizzate in base alla tua attività su Google. Io questi li tengo attivati perché tanto generalmente insomma sono cose che ho già attivato in Google, ma qui la preferenza per ognuno può
variare in base a quello che sono le proprie scelte. Quindi abbiamo visto le idoneità, le impostazioni. L'ultima cosa, Google ci viene spiegato che utilizza le informazioni relative alla tua posizione per farti domande sui luoghi che hai visitato in modo da ottenere più premi. Quindi questo, se voglio attivarlo, se è attivato, abbiamo già parlato poco fa, lo posso andare a disattivare se voglio, e posso così andare a cancellare i miei dati di spostamenti o altro se non voglio che ci siano e che siano anche collegati. E poi posso eliminare in questo caso l'account di Google Reward se voglio cancellarlo. Posso anche andare a vederla, a gestire la cronologia dei sondaggi. Ecco qua, qui ci sono i sondaggi, come puoi notare che sono già stati fatti. Questo sui programmi pubblicitari, c'è la domanda e come ho risposto, risposto alla domanda del sondaggio su un annuncio di YouTube, e quindi ci sono le ultime attività su quello che è stato fatto relativo ai prodotti di Google. Molto semplice, quindi hai visto, basta semplicemente scaricarla, attivarla. Magari non arriva niente subito, arriva un sondaggio ogni settimana, ogni 10 giorni, magari ne arrivano tre di seguito, dipende poi dalle persone, dipende dai luoghi che si visitano, da quello che si fa online e da tanto altro. Puoi condividere l'app con gli amici. Per iOS mi sembra che ci sia anche un sistema di referral, quindi si può andare a consigliare l'applicazione e chi si iscrive col codice ti dà appunto un credito extra. Per Android questo non c'è, quindi possiamo condividerla semplicemente inviandola via WhatsApp o altro per farla conoscere, ma non c'è nessun premio al momento su questo. Bene, quindi applicazioncina semplice, ma che così può essere interessante proprio per avere qualche soldino da utilizzare poi nel Play Store, tanto ci voglio proprio pochi secondi per i sondaggi. Naturalmente tutto il discorso privacy, tutto il discorso riservatezza, quello che si fa online o meno, ognuno deve sceglierlo in base a quello che preferisce e in base a quello che vuole fare online con tutto quello che ne consegue. Io ti ricordo, iscriviti al canale, lascia un like, attiva la campanella per future notifiche e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Matteo, ciao!